con lo chef Marcello Comba dell'Istituto Alberghiero di Dronero in provincia di Cuneo. Siamo alla volta della mora. Oggi la scopriamo in una ricetta salata anche molto particolare e originale che adesso lo chef ci svela. Sì, questa è una ricetta che mi è stata tramandata da un mio ex allievo che adesso scrive, è diventato un pasticcere adesso e scrive anche libri fantasy, si chiama Ivano Manera, che saluto e ringrazio. Abbiamo avuto occasione l'anno scorso di fare una cena qui a scuola che abbiamo chiamato Cena Elfica, ispirata proprio ai suoi libri, in cui abbiamo cercato di riproporre delle ricette che erano citate all'interno dei suoi libri. Questa era una di quelle ricette che a me piace molto perché è una ricetta che parte da un prodotto assolutamente importantissimo delle nostre valli, della nostra provincia, come il coniglio. Il coniglio è una carne che spesso viene dimenticata, viene un pochino tralasciata nella grande cucina. In realtà dal punto di vista nutrizionale è forse la carne migliore che esista al mondo, la carne di coniglio, perché unisce la magrezza delle carni bianche e quindi, se vogliamo stare leggeri, il coniglio è perfetto quanto il pollo, alla completezza nutrizionale, al grande valore nutritivo delle proteine. Hanno un altissimo valore biologico queste proteine del coniglio, pari se non superiori a quelle del manzo, tanto per fare un esempio. Quindi dal punto di vista nutrizionale è assolutamente la carne perfetta, è un prodotto tradizionale, tipico delle nostre valli, quindi io assolutamente consiglio questa ricetta in generale. Quindi entriamo nel vivo della ricetta, che tra l'altro è stata tramandata appunto da un allievo, quindi è l'allievo che insegna al docente in questo caso. Il bello del mio mestiere è proprio questo, perché io credo di non sapere tutto, anzi ogni giorno posso imparare qualcosa dai miei allievi e da chi mi sta intorno. Allora, quindi spieghiamo un pochino questo abbinamento tra il coniglio e la mora. Sì, in realtà questa è una preparazione abbastanza semplice, è una cottura classica del coniglio, quindi noi andremo a infarinare, a rosolare, a bagnare con del vino bianco. La particolarità sarà poi che appunto prepareremo con le more, con dell'aceto balsamico e con del caramello ottenuto da acqua e zucchero, andremo a preparare una glassa alle more che servirà poi appunto per glassare il coniglio una volta cotto. Quindi riproponiamo proprio anche il discorso dell'abbinamento direi azzeccato tra il piccolo frutto e l'aceto balsamico. Assolutamente sì, e poi un abbinamento assolutamente azzeccato tra prodotti che arrivano dal bosco fondamentalmente, perché pensare ai conigli o alle lepri e alle more ci riporta sicuramente nello stesso ambiente e quando si fanno degli abbinamenti ispirati alla natura difficilmente si sbaglia. Quindi ci tuffiamo nella preparazione con queste bellissime more di questa ricetta del bosco, quindi coniglio arrosto all'aceto di mora. Allora, iniziamo la preparazione del nostro coniglio all'aceto di mora. Siamo sempre con lo chef Marcello Comba che ci dà istruzioni. Sì, abbiamo tagliato a pezzi il nostro coniglio, vi consiglio di farvelo già tagliare dal macellaio perché è un'operazione che per chi non è esperto potrebbe essere complicato. In questo caso ho tenuto la pezzatura piuttosto grande, quindi abbiamo queste belle cosce che abbiamo leggermente infarinato con della farina di grano tenero. Adesso andiamo a rosolarle con un pochino di olio d'oliva. Quindi il fuoco è già bello vivace. Il fuoco è già bello vivace, ma non esagerate, ricordatevi sempre che l'olio, i grassi in generale hanno un punto di fumo, ovvero una temperatura superata la quale si bruciano. Quindi scaldiamoli, ma
senza eccedere. Una volta che vediamo che sono in temperatura, quando l'olio frigge, possiamo anche abbassare leggermente la fiamma. Nel frattempo, da questa parte stiamo preparando il caramello per fare poi la nostra glassa all'aceto di more di cui parlavamo. Quindi qui abbiamo versato il nostro bicchiere d'acqua con acqua e zucchero che stanno cuocendo. Quando il caramello raggiungerà una colorazione dorata, diciamo, quindi prima che si scurisca, aggiungeremo l'aceto balsamico e le more e andremo poi a creare quella che sarà la glassa per il nostro coniglio. Adesso lo facciamo rosolare su entrambi i lati. Grazie. Quindi vediamo che la carne risponde subito alla cottura. Assolutamente, poi la farina ci permette di andare a creare questa leggera crosticina esterna che ci darà una sensazione di croccantezza e ci aiuterà a mantenere invece i succhi della carne, quindi la morbidezza, il sapore, i principi nutritivi della carne al loro interno. Vediamo che il caramello ha raggiunto la colorazione che desideravamo, guardate un bel colore dorato che sta cominciando già a scurirsi. A questo punto andremo ad aggiungere l'aceto. Risponde subito bene. Assolutamente. Quindi bisogna stare attenti a mescolare bene per non lasciarlo attaccare. Facciamo sempre attenzione alla lavorazione dello zucchero, perché fate attenzione a non bruciarvi più che altro, perché lo zucchero raggiunge delle temperature assolutamente alte. Adesso qui intanto le nostre coscette di coniglio stanno rosolando. Le nostre more, esatto. E arrivano le protagoniste del piatto, quindi le more che vengono versate insieme al caramello. Il caramello aromatizzato all'aceto balsamico, così le facciamo caramellare bene anche loro. Sta cambiando anche il colore. Assolutamente, sì, poi adesso con l'aggiunta dell'aceto balsamico il colore è ancora più scuro. Ma in c'è proprio caso, color vinaccia, tendente vicino al viola, quindi la mora sta rilasciando anche la sua identità. Adesso qua possiamo spegnere il fuoco, togliere dal fuoco, lasciamo le nostre more a macerare nel caramello. Nel frattempo terminiamo la rosolatura del coniglio. Quindi bisogna fare anche attenzione alle parti laterali del coniglio, in modo che cuociano anche loro? Sì, poi questa è un'operazione non di cottura, ma semplicemente di rosolatura, quindi non sempre, se la carne è irregolare, come in questo caso delle cosce, si riesce a far rosolare tutte le parti. Durante la cottura poi si equilibrerà. Stiamo aggiungendo del brodo vegetale. Il brodo, un pochino di vino bianco, che in questo caso deve sì evaporare, ma a differenza di quello che succede per esempio nei risotti, se rimane un pochino di vino bianco nella salsa può essere assolutamente un tocco piacevole, un tocco di acidità piacevole che ben si abbina anche alla dolcezza di una carne come il coniglio. A questo punto sarà sufficiente proseguire la cottura bollendo direttamente in padella, coprendo, oppure anche in forno. Una variante potrebbe essere l'aggiunta di un pochino di timo, come ho fatto io quando non ero inquadrato. Un pochino di timo che con il coniglio assolutamente. Quindi a che punto della cottura possiamo anche durante mettere la rosolatura? Durante la rosolatura va benissimo, o subito dopo. Ora, dopo averlo coperto, proseguiremo la cottura per circa mezz'ora, 40 minuti, fino a che la carne sarà completamente cotta e tenera.
questo è il tempo di cottura minimo. Tendenzialmente il coniglio, se cuoce maggiormente, è anche più buono. Questa è un'altra di quelle preparazioni, come secondo me tutte le ricette a base di coniglio, che sarebbe sempre meglio fare il giorno prima, perché se lo facciamo cuocere più a lungo, se lo riscaldiamo anche una volta o due, il coniglio si intenerisce ed è perfetto. Quindi consigliamo appunto anche il coperchio. Assolutamente sì. Il nostro coniglio che sta per diventare veramente all'aceto di mora. C'è anche Christian che è un allievo della scuola alberghiera, quindi riprendiamo con lo chef il passaggio che ci vede già unire i due elementi. Sì, quando è finita la cottura del coniglio abbiamo sgrassato la padella, quindi abbiamo eliminato il fondo di cottura, che è questo qui, dove è rimasta quindi tutta la parte grassa sia dell'olio che avevamo usato per rosolare sia del coniglio. Quindi questa è un'operazione sempre da fare, magari perderemo un pochino di sapore ma ci guadagneremo sicuramente molto in salute. E poi abbiamo preso il nostro caramello all'aceto di mora che abbiamo preparato precedentemente, l'abbiamo trasferito nella padella del coniglio e abbiamo continuato a riportarlo sulle nostre cosce di coniglio, in modo che abbiamo ottenuto una bella glassatura. Questo l'avevamo lasciato a riposo? Sì, qualche minuto, diciamo una mezz'oretta durante la cottura del coniglio. Quindi a questo punto possiamo servire? Sì. Eccoci qui per il riempimento del piatto, quindi trasferiamo il nostro coniglio all'aceto di more nel piatto nel modo più coreografico possibile, come è capace a fare il nostro chef. Ok, possiamo andare a sistemare le nostre cosce. È una porzione che potrà sembrare molto abbondante, in realtà ricordiamoci che il coniglio ha una percentuale di carne rispetto agli ossi molto bassa e quindi non è una porzione così abbondante in termini proprio di cibo che verrà consumato. Quindi queste tre cosce io penso che avranno un etto e mezzo di carne, due etti al massimo, quindi è una porzione assolutamente in linea con quello che sono gli standard medi. Andiamo a prendere ancora le nostre more e a sistemarle vicino al nostro coniglio. Quindi in realtà in questo caso nel piatto la mora gioca anche da contorno? Assolutamente sì, assolutamente sì. È un piatto completo, noi siamo abituati generalmente a usare esclusivamente ortaggi come contorni, ma è una questione semplicemente di tradizione, in realtà nulla, nessuno ci vieta di abbinare anche della frutta, come in questo caso. Però gli ortaggi li possiamo ricordare comunque, quindi un omaggio allo zucchino fiore. Assolutamente, abbiamo colto questa mattina dall'orto dello chef, che è anche un ottimo ortolano. E andiamo a finire con dei rametti di timo fiorito. E sicuramente è un bel colpo d'occhio. Grazie.